con Giorgia Meloni. Allora, Renzi ha parlato del miracolo di Giachetti, lei ha parlato del miracolo di della sua coalizione, quindi si parla di tanti miracoli, come... Qual è il miracolo? Beh, guardi, ci sono i miracoli e ci sono i venditori di pentole. Renzi può dire quello che vuole, però obiettivamente il suo Partito Democratico scende praticamente di 10 punti a Roma, arriva al 17%, praticamente quello che Fratelli d'Italia, che è un partito stimato sul 5% a livello nazionale, fa da solo a Roma insieme alla mia lista civica. Cioè, quello che io faccio da sola, Renzi lo fa con tutto l'apparato di governo. Mi dica lei se Renzi lo può considerare un miracolo. Poi lui è un grande venditore, diciamo, da asta televisiva, ma purtroppo questa volta il gioco non funziona. Il Partito Democratico è andato molto male, a Milano doveva stravincere, è un testa a testa, a Bologna è stato un bagno di sangue, a Torino di solito vincono il primo turno, stanno in ballottaggio, a Napoli non arrivano neanche al ballottaggio. Stavano a un passo da non arrivare al ballottaggio a Roma e ci sono arrivati grazie a un pezzo di quella che doveva essere la mia coalizione, che ha deciso di andare da loro a dargli una mano. Obiettivamente, tutto mentre il governo usava in campagna elettorale i soldi degli italiani per promettere provvedimenti come i soldi alle periferie, gli 80 euro sulle pensioni minime, che non arriveranno perché Renzi fa sempre così, a me pare insomma che abbiano sfiorato la disperazione più che fare il miracolo. Mentre sono molto soddisfatta del nostro dato, che è un dato ottenuto obiettivamente a sua mani nude, un po' da Davide contro Golia, con pochi soldi, con tutti i giornali che dicono che tanto non ci arrivi, con tutti i sondaggisti che dicono che Marchini sta sopra e sta da 10 punti sotto, come noi avevamo fatto notare già da un pezzo, con i partiti che dicono non la votate perché deve stare a casa, che è incinta, insomma mi pare che obiettivamente non è, per carità, rimane la mano in bocca, perché è un po' come perdere ai rigori la finale di Coppa del Mondo, abbiamo perso stanotte alle 5 quando... però siamo stati in partita fino all'ultimo e credo che insomma almeno l'onore delle armi da questo punto di vista si debba riconoscere. È stata una grande campagna elettorale e penso che nessuno possa negare seriamente.